Mentre in via Quirino di Marzio, zona nord-ovest di Bologna, proseguono i rilievi della polizia scientifica, il padre di Davide Benjamin Nathan è ancora in questura. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica della tragedia di stamattina. Finora si conosce solo l'epilogo drammatico. I due bambini, 11 e 14 anni, di origine keniana ma nati in Italia, sono precipitati dalla finestra del loro appartamento all'ottavo piano e sono morti. Sono stati vicini a chiamare il 118 e le forze dell'ordine. Il padre, solo in casa con i figli, ha detto che mentre i bambini morivano lui si stava facendo la doccia e non si è accorto di nulla. Heitz Nathan, questo è il suo nome, ha raccontato anche che poco prima aveva sgridato i bambini per un motivo apparentemente banale. «Pregate per la mia famiglia», ha scritto su Facebook. La madre era a lavoro in un negozio di parrucchiere e con lei c'erano gli altri due figli più piccoli. Ha parlato di suo marito come un padre amorevole, c'è però una testimonianza di questo vicino, la cui attendibilità sarà verificata dagli inquirenti, che lascia interrogativi aperti. Conosco che il padre che ha provato l'anno scorso la stessa cosa, poi non salvati. Cioè? Scusami? L'anno scorso hanno fatto la stessa cosa, hanno chiuso in bagno, poi hanno venuto il vigile di fuoco di salvarli. Della famiglia al momento si sa che entrambi i coniugi lavorano e che percepiscono un sussidio economico per nuclei numerosi. La casa in cui vivono è stata messa a disposizione da una Onlus.